500L Trekking è la 500 che coniuga la praticità d'uso, lo spazio, la luce interna di 500L con le caratteristiche outdoor tipiche dei crossover. Noi l'abbiamo portata sul nostro circuito off-road di Balocco, lo stesso in cui abbiamo svolto i test di messa a punto e sul quale mettiamo alla prova le nostre vetture 4x4. Vediamo insieme come si comporta in situazioni anche complesse. Un'altezza da terra di 145 mm le consente di percorrere strade accidentate con ostacoli di media natura, come quelli che si possono trovare in montagna o sulle sterrate di campagna con le tipiche schiene d'asino, oltre che a consentire l'approccio di pendenze anche impegnative. Un altro elemento distintivo della 500L Trekking è naturalmente il Traction Plus, il sistema che agisce sulle ruote anteriori frenando la ruota che perde aderenza o slitta più dell'altra, trasferendo coppia su quella che ha maggior peso sul terreno. Qui vediamo in azione il sistema Traction Plus su un twist, un ostacolo piuttosto impegnativo che riproduce una condizione tipica di un percorso fuoristrada, quando la vettura ha le ruote motrici ad altezze diverse e quindi slitta. Ma il Traction Plus risulta prezioso anche su strade con fondi non omogenei, con condizioni di aderenza differenti. Un esempio tipico è la partenza con una ruota motrice sull'asfalto e una sulla neve o sullo sterrato, dove la ruota con bassa aderenza tende a slittare e dove invece la 500L Trekking si disimpegna con facilità. Questa caratteristica, unita all'adozione di serie di pneumatici Mud Snow Snowflake, le garantisce maggior trazione su fondi a bassa aderenza, come le strade innevate o bagnate, senza incidere su pesi e consumi e senza naturalmente influenzarne il comportamento sull'alta aderenza, che resta ottimale anche grazie alla messa a punto specifica delle sospensioni. Come avete visto, messa anche a dura prova, 500L Trekking dimostra tutta la sua versatilità e la sua capacità di affrontare ogni strada e ogni situazione.